sito. Uno è Luciano D'Anfora, che ho appena citato, poi Andrea Dubati, ricercatore dell'Università di Pisa, Paolo Ghirani, professore associato del Dipartimento di Scienze dell'Attività, della Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, Romano Lupenini, ordinario di letteratura italiana moderna contemporanea dell'Università di Siena, Maria Serena Petrarchi, scrittrice e blogger di Roma, Luigi Piccioni, ricercatore del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università della Calabria, Angelo Dossi, professore di storia dell'Università di Torino, anche Alessandro Pellassai, ricercatore di Bologna, Pietro Barcellone, che era un professore universitario, ora in pensione, e poi seguono altri nomi, come Alberto Mario Banti, che è un docente di studi contemporanei dell'Università di Pisa, che ieri mi ha scritto, perché avevo chiesto anche appunto a lui l'adesione, il professor Giorgio Isere, che è un docente di matematica, di Roma, che ha letto, cioè, così mi ha riferito, ha letto con entusiasmo, diciamo, questo appello e ha ritenuto di dover aderire in toto e anzi ci invitava, insomma, ad andare appunto al di là di uno steccato, di uno ristretto gruppo, come infatti noi vogliamo fare, peraltro, della parte della norma, no, del sindacalismo di base, ma invitava proprio davvero a allargare e a sollecitare le forze politiche a rivedere questa, diciamo, questa strada sciagurata che hanno intrapreso. Serena Tutini che ci parlerà del processo dell'autonomia scolastica che ha origini ormai lontane, internali, fino ad arrivare, diciamo, all'invalsi, a che cos'è la struttura dell'invalsi. Il compagno Fernando Aliata ci parlerà invece dello più nello specifico del sistema nazionale di valutazione e poi ci sarà un intervento qui io, insomma, e i miei colleghi che non sono un relatore che arriverà, che è un ricercatore di fisica all'Università di Torino e che ci parlerà del proseguimento di questa ondata sciagurata dell'ossessione valutativa. Cioè l'ANVUR, che è l'istituto che si occupa della valutazione universitaria, e ciò che hanno già messo a punto e che sarà operativo, si chiama CLA, che è il corrispettivo sostanzialmente più pericoloso degli invalsi, e che ha dell'età e l'ambizione di misurare il pensiero critico degli studenti per misurare di nuovo, anzi valutare il valore aggiunto che passa tra l'invalsi e la formazione universitaria, decidendo poi in base a quei risultati quali università finanziare, quali corsi e quali interventi aggiungere. Grazie. Noi, diciamo, pensiamo che in generale la questione dei quiz in base all'Istituto Nazionale di Valutazione possa essere compresa in un contesto. Sentite bene? Sento un rincontro, forse sono lontano. Dicevo, bisogna guardare un contesto che in realtà non sarebbe solamente da analizzare a livello nazionale, come invece io vi proporrò nella relazione di stamani, ma anche in un contesto a livello internazionale. Il convegno che c'è stato proprio qua a Torino ha comportato appunto un lavoro che però ritrovate nel libro, dove mostravo e studiavamo insieme ai colleghi che erano quella mattina presenti di come gli interessi delle multinazionali portassero a una ristrutturazione dell'istituzione pubblica, del sistema di istruzione pubblica a livello europeo e in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, fortemente, un processo di ristrutturazione fortemente collegato agli interessi delle multinazionali europee. Anche il discorso dell'autonomia, così come tutte le riforme, nascono all'interno, diciamo, di gruppi di lavoro e di studio collegati alle grandi multinazionali europee e solamente successivamente entrano a far parte, diciamo, delle legislazioni degli Stati membri. Quindi questa mattina ve la do così, senza essere dimostrativa, però questa dimostrazione la trovate con tutti i documenti anche nel libro. Lo dico perché anche andando a guardare quello che invece è successo in Italia, noi vediamo che in Italia, e cercheremo di capire perché, questo processo non si è spiegato pienamente.
stati diciamo, alcuni elementi di resistenza a questo processo che hanno fatto sì che il progetto di ristrutturazione del sistema pubblico di istruzione italiano sia stato, come dire, incompiuto e il cui compimento è in corso d'opera e probabilmente, io penso alla luce del nuovo governo, se noi non saremo bravi come siamo stati bravi in altri anni precedenti, lo porterà a compimento così come ha provato a fare il governo Conte. E quindi è questo il senso del titolo di questo lavoro dell'autonomia incompiuta, per cercare di capire quale ruolo ha l'Istituto Nazionale di Valutazione all'interno del processo di ristrutturazione della scuola pubblica. Allora, come primo elemento è l'autonomia, il processo di autonomia, penso che ci siano molti docenti, l'abbiamo visto di spiegarsi, abbiamo visto gli effetti negativi che ha comportato all'interno delle nostre scuole, per cui abbiamo visto realizzarsi, diciamo, solo le parti peggiori, anche se all'inizio molti colleghi avevano visto nel meccanismo della proposta, diciamo, dell'autonomia un rinnovamento positivo della didattica per la scuola. Chiaramente nessuno ce l'ha venuto a dire il progetto che era sotteso all'autonomia scolastica, che è appunto quello dell'aziendalizzazione e della privatizzazione, come ormai oggi penso sia abbastanza chiaro. Comunque, dicevo, l'autonomia scolastica, e questo lo dicono tutte le forze, sia di centrodestra e centrosinistra, è rimasta incompiuta, è rimasta a metà, e infatti sentiamo dire che per migliorare la scuola c'è bisogno di più autonomia, che l'autonomia è stata fatta solo parzialmente, che dobbiamo realizzarla completamente. E per realizzarla c'è bisogno appunto di due cose che sono state portate avanti, come vi farò vedere, contestualmente all'approvazione poi della legge di Berlinguer. Da un lato la riforma degli organi collegiali e quindi l'abolizione dei decreti delegati, e dall'altra la differenziazione delle scuole e delle carriere docenti, cioè il sistema di valutazione. Questo secondo punto riguarda direttamente appunto il ruolo dell'IFAS. Quindi vediamoli uno per uno. E quindi questa prima parte, l'abolizione dei decreti delegati. Ho messo qua alcune foto che ci ricordano da dove sono venuti fuori i decreti delegati. I decreti delegati sono appunto delle leggi che stabiliscono, diciamo, le forme di governo della scuola, in cui venivano inseriti dentro gli organi decisionali la componente studentesca per le superiori e poi la componente dei genitori, in modo paritetico con i docenti. Veniva fuori questo tipo di governo della scuola, veniva fuori da una mobilitazione molto grossa che aveva investito la società italiana tutta e quindi poi anche la scuola, e anzi i decreti delegati, diciamo, da quel movimento là venivano visti come, come dire, una fuoriuscita, diciamo, da destra rispetto al movimento, che invece chiedeva una gestione, no, diretta delle scuole attraverso l'assemblea, no, attraverso quello che erano, diciamo, le caratteristiche del movimento. Era un momento, come dire, di banche grasse in cui anche questi elementi invece di democrazia delegata attraverso il voto, anche se in forma paritaria, venivano visti come, diciamo, inferiori rispetto alla partecipazione diretta che in quegli anni esisteva. Queste sono delle foto, per esempio, di delle battaglie per il tempo pieno, i genitori, appunto, maestri, bambini che insieme chiedono appunto la in questo caso sono le battaglie per il tempo pieno, contro i doppi turni, per la legittimità scolastica e comunque un'attenzione alla scuola quale elemento, insomma, centrale, no, della parità dei diritti. E appunto i decreti delegati appunto sono frutto di questa stagione di lotta. Nel momento in cui viene approvata l'autonomia scolastica, subito, contestualmente, vengono proposte, se non ve le leggo, però questo è il materiale che lo mandiamo, ha lasciato da lei, da quindi ognuno di voi può andarci a focare dentro e vedere. Questa, per esempio, è la legislatura, quella Berlinguer De Mauro, perché Berlinguer fu costretto, diciamo, alle dimissioni, lo vediamo, e vedete che tutte le forze politiche presentano, siamo 96, l'autonomia, no? Appunto l'occupazione dell'autonomia, una delle proposte di legge che prevedono la riforma degli organi collegiali della scuola con l'inserimento dentro di esperti o direttamente di privati. Questi esperti sono membri, diciamo, delle associazioni professionali e con
contemporaneamente i nuclei di valutazione, che si chiamano in vario modo, nuclei di valutazione, commissioni di valutazione, commissioni qualità, e vengono presentati appunto in modo contestuale. E quello che succede appunto è che fanno i conti appunto senza l'oste, e succede che di fronte alla proposta della differenziazione delle carriere proposta da Berlinguer ci fu un movimento molto grosso, è un fiore all'occhiello insomma dei Covas, perché il movimento che si mise in moto dei docenti costrinse poi anche i sindacati confederali a convergere in un grandissimo sciopero che poi portò alle dimissioni di Berlinguer come unico ministro di quel governo là di centro-sinistra, e quindi al grosso sciopero, no, del febbraio 2000, che bloccò insieme le carriere dei docenti ma anche contestualmente quei progetti di legge dell'inserimento dei privati dentro i consigli di istituto e dei gruppi di valutazione scuola per scuola. La Moratti ci riprova e vede di nuovo tutte le forze politiche ripropongono disegni di legge che prevedono gli esperti da una parte, la riforma degli organi collegiali con l'inserimento degli esperti esterni, che sono i privati dentro i consigli di istituto, proveranno anche a ridefinirli, cambieranno anche consigli di amministrazione, e ugualmente i nuclei di valutazione. I membri arrivano con appunto i progetti sono sempre questi, e anche questi progetti di legge, se li andiamo a vedere, si differenziano di poco. Per esempio ci sono nel numero di questi membri esterni, nella composizione del gruppo di valutazione, però la sostanza è che sono tutti elementi che devono essere collegati all'autonomia scolastica, la quale altrimenti rimane incompiuta, così come è successo. E anche qua vi ricordate il grandissimo movimento contro la Moratti, questi sono stati avanti soprattutto da comitati genitori e insegnanti insieme, grandi scioperi che fermano, soprattutto qui c'era, vi ricordate il discorso del portfolio che aveva portato la Moratti, il rifiuto dentro le scuole di questo portfolio, le maestre che rifiutavano di studiare perché avevano, come dire, si capiva che la direzione era quella appunto di una schedatura di queste competenze, e quindi anche la Moratti rimane bloccata in questi progetti. Arriva Fioroni, e anche sotto Fioroni ci sono progetti di legge che vanno nella stessa direzione. Anche Fioroni è stato un ministro, nonostante sia spesso più difficile quando ci sono i ministri di sinistra, chiamiamo anche sinistra, anche Fioroni centro-sinistra, produrre delle mobilitazioni, perché si blocca, diciamo, il sindacato, solitamente si blocca la CGIL scuola, e quindi è molto più difficile costruire mobilitazioni, però anche lì Fioroni è stato fermato, finché arriviamo alla famosa legge Aprea. La legge Aprea la porta avanti, appena si insediano, mettono l'Aprea a presidente della settima commissione, e lo dichiaro subito dall'inizio, loro hanno come mission dentro questa commissione, vogliono approvare la riforma degli organi collegiali e la riforma della carriera docente e della differenziazione della carriera docente e la valutazione delle scuole. Subito partono, e infatti inizialmente la legge Aprea è un pacchetto unico che prevede non solo l'ingresso dei privati dentro quelli che loro chiamano i consigli di amministrazione, ma le nuove norme per il reclutamento dei docenti con la chiamata diretta dei docenti, dei dirigenti alle scuole, e la differenziazione della carriera docente. La Gelmini è stata forse uno dei ministri più contestati, e attraverso la contestazione in settima commissione si sfilò la Lega, fece mancare il voto all'interno della commissione, perché i tagli della Gelmini colpirono moltissimo anche tante scuole di montagna, perché c'era l'innalzamento dei parametri, per cui la base della Lega e anche tanti amministratori locali della Lega posero un freno e saltarono i lavori della settima commissione, e insieme a quelli saltarono anche i progetti di ristrutturazione degli organi collegiali e di inserimento dei meccanismi di valutazione delle scuole. E arriva appunto Profumo, e arriviamo al cambio, diciamo, di presidenza della commissione, lascia l'onorevole Aprea che passa in Lombardia a fare assessore alla pubblica istruzione, dove sperimenta la chiamata diretta dei docenti, che è il corso di sperimentazione in Lombardia, e arriva l'onorevole Ghizzoni del Partito Democratico, che prende la presidenza
e l'ottava fumissione della casa. E finalmente, settima commissione, e finalmente approvano la legge. E erano veramente tantissimi anni che provavano ad approvare la legge di riforma degli organi collegiali, una legge che a quel punto ha scorporato il discorso della carriera docente, ormai dichiarano che sarà così, che verrà stabilita per via contrattuale al prossimo rinnovo dello contratto, e inseriscono invece degli elementi di esperti esterni all'interno dei consigli d'istituto. Lo fanno tra l'altro in modo vergognoso, perché approvano questa legge all'interno della settima commissione, applicando l'articolo 72, vedete, della Costituzione, che stabilisce la possibilità di approvare in commissione per disegni di legge urgenti, e poi, forse ancora più vergognoso, a parte che non c'è nessuna urgenza di mettere i privati dentro il nostro consiglio d'istituto, ma è prevista anche per questioni che non abbiano speciale rilevanza di ordine generale. Quindi non solo non discutono un provvedimento di questa portata all'interno delle scuole, con la società civile, perché non è soltanto una questione che riguarda chi lavora nella scuola, ma è una questione che riguarda un elemento centrale di una società, ma neanche in aula, non vanno neanche in aula, alzano la mano in commissione e viene approvata dal ramo del Parlamento. E passa quindi al Senato, è la prima volta che riescono finalmente ad approvarla. Però succede, e questa è, come dire, storia recentissima, succede che viene proposto l'innalzamento d'orario per i docenti a parità di salario, dalle 18 ore alle 24 ore, e si mette in moto una mobilitazione a livello nazionale abbastanza capillare e partecipata. Molti, no, di noi abbiamo partecipato al blocco delle attività, agli scioperi che ci sono stati, questo blocco fa sì che soprattutto il PD si sfida dall'approvazione di questa legge al Senato, anche perché ormai è chiaro che le elezioni sono imminenti e un provvedimento di questo tipo sarebbe stato molto difficile, soprattutto per il PD, che ha un grosso bacino elettorale all'interno dei docenti italiani, farlo, come dire, digerire. E all'interno anche del movimento contro le 24 ore comincia a diffondersi intanto l'informazione su quello che sta succedendo al Senato, e la questione della contrarietà della legge Brea viene assunta in molte di queste idee sindacali dei collegi docenti, che hanno comunque come primo obiettivo quello di fermare l'innalzamento dell'orario del lavoro. Ed ecco dove siamo oggi. E viene rinviata la prossima legislatura, anche se, essendo stata approvata da un ramo del Parlamento, non è decaduta. E questa sarà una lotta che ci aspetta sicuramente nei confronti di questo governo, perché proveranno a andare a prendere quello che finora non sono riusciti